Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Finalmente parliamo un po' di tecnologia Direct Drive qui su Gran Turismo 7. È passato più o meno un mese da quando ho acquistato tutto questo nuovo setup Fanatec, in descrizione avete tutto quello che sto utilizzando in questo momento. E giustamente uno si pone la domanda, specialmente magari sul mio canale dove tratto per lo più Gran Turismo. Lo sapete, è un gioco, è una religione Gran Turismo qui sul mio canale. Lo gioco comunque da una vita, da quando ho iniziato con Gran Turismo 5 e non ho più smesso. La domanda è: vale un acquisto di un Direct Drive per Gran Turismo 7? Naturalmente su console, perché per ora c'è solo su console. Dico per ora perché probabilmente non è da escludere un eventuale arrivo su PC, nel caso dovesse succedere subito acquisto di una nuova scheda video per giocarli in 4K ad ultra, come va giocato Gran Turismo. Domanda così a bruciapelo, io onestamente dico sì, però bisogna analizzare meglio la questione. Gran Turismo 7 è uno di quei giochi, come anche Forza Motorsport, dove comunque è inclusa una moltitudine di veicoli, e anche a livello di impostazioni della base, impostazioni di feedback del gioco, è impensabile utilizzare dei settaggi per tutte le tipologie di auto. Noi in questo caso ci troviamo su una Toyota GR010 Hybrid del 2021 e penso che sia anche la categoria migliore di veicoli qui all'interno su Gran Turismo 7 con la quale divertirsi con la tecnologia Direct Drive. Starete vedendo in sovraimpressione uno screenshot per quanto riguarda i settaggi utilizzati direttamente dalla base Direct Drive, senza che vado di là all'altra postazione. Con lo screenshot li vedete tutti. Per quanto riguarda invece quelli di gioco, li vediamo direttamente da qui perché è molto semplice. Gran Turismo è molto basic per quanto riguarda ciò che puoi modificare a livello di force feedback. Questo gioco qui ha molti parametri, come anche tutti gli altri giochi, per quanto riguarda il force feedback. La questione è che Gran Turismo è un po' più mente chiusa, lui ti dà solamente due parametri, il resto li hanno già decisi gli sviluppatori. Coppia massima ritorno di forza, questo è il feedback, raga. Cioè, mettendolo così a 10 e mettendolo al massimo sul pannello di controllo direttamente da PC, tu stai utilizzando la potenza massima della base. In questo caso ci troviamo con un GT DD Pro da 8 Nm con il boost kit, quindi mettendolo a 10 tu stai utilizzando 8 Nm. Noi scendiamo a 8. La questione è che tu ti basi prima dai settaggi del pannello di controllo e poi con il gioco vai a amplificare o vai a ridurre. Perché molti che cosa fanno, e secondo me è sbagliato, poi non è che sono tanto esperto su queste cose, ma secondo me è sbagliato. Mettono i settaggi di gioco tutti al massimo e poi si regolano dalla base. È sbagliato perché il segnale di feedback dal gioco deve uscire pulito. Su un gioco come Gran Turismo fare ciò è più facile. Su giochi più complessi dove puoi intervenire molto di più sui settaggi è più difficile. Qui, ripeto, è più facile perché tu sul gioco puoi modificare solo questi due parametri. Il resto l'hanno già fatto gli sviluppatori. Quindi io su questa classe di veicoli utilizzo 8 con i settaggi che vi ho fatto vedere. Poi se tu utilizzi settaggi diversi, questo cambia. Io così mi trovo benissimo in realtà. Per quanto riguarda qui la sensibilità ritorno di forza, io ho provato vari settaggi e praticamente è un parametro che va a determinare quanto è duro il volante nelle fasi di sterzata. Infatti lo dice anche qua, regola la resistenza opposta dal volante quando inizi a girarlo. Quindi se io giro a destra, la resistenza opposta è quella di là. La durezza. Su alcune auto questo parametro lo devi cambiare, come in realtà anche il coppia massima ritorno di forza. Su queste qua a 1 secondo me è già perfetto. Quindi iniziamo a girare un po' così e vi racconto un po' le mie sensazioni con questo volante. I corduli li senti tutti, guarda. Poi vabbè, stiamo andando anche piano in base a quanto vai. Vi assicuro che li senti però, non è solo una cosa visiva del gioco. Anche uscendo solo qua, cioè guarda come fa. Non sono io che lo muovo, è lui. Abbiamo tagliato leggermente, Cioè vedete quanto vibra? Mettiamo un po' di TC, va? Tipo, gli sparo due. Questo, come ho detto, sono le categorie migliori con la quale, secondo me, questo tipo di volante, in generale i Direct Drive, li senti di più, li senti.
Adesso io, lasciando il volante in rettilineo, vi faccio vedere qual è il problema di Gran Turismo. Vedete come appena lo molli inizia a oscillare, eh? Adesso riproviamo. Mamma mia, ma quante altre... Perché è così luminoso? Gli effetti della strada li senti, ve lo posso garantire. Il volante è in continua vibrazione. Non è così marcato come su altri giochi, però vi assicuro che li sentite. Adesso provo a mollare di colpo il volante e continuo ad accelerare. Guardate qual è il problema. Questo qui è uno dei problemi che poi in realtà si possono riscontrare anche su altri giochi. È il feedback che è troppo alto. Il discorso è che, se vogliamo, quando è che tu in pista molli il volante così? Non lo molli mai. Giocando però con questi settaggi sei sempre dietro al mezzo, cioè il mezzo è sempre presente. Non senti mai vuoti sullo sterzo. Io non capisco perché è così luminoso. Qualsiasi cordolo lo senti. Quando vedete anche nella realtà che tipo fanno le curve, il volante non è mai fisso in una direzione, cioè tu stai sterzando, non è mai dritto, cioè senti sempre un po' così. Cioè non è mai a riposo, capito, il volante. Con settaggi di feedback così alti hai un po' questa sensazione che è molto bella. Cioè non sono io che faccio destra-sinistra, questo è proprio il gioco che... Vedi, appena... Questi li senti tutti, li senti. Il discorso purtroppo è che su giochi con così tante tipologie di auto... Non puoi tenere gli stessi settaggi, è proprio impensabile. Perché se vai su autostradali deboli, come può essere una Renault 5 Turbo, o che ne so, con una Delta, e no, cioè vai sui cordoli e non senti niente. Devi proprio cambiare praticamente tutto, devi cambiare, perché non li senti se no. Ma in realtà anche con auto più potenti, tipo la Maserati Gran Turismo, sembra che abbiano fatto un'implementazione migliore su auto potenti. Forse già sulle GT3 qualcosina perdi. Bisognerebbe provare. I gradi di rotazione li dovete settare su automatico, perché Gran Turismo è uno di quei giochi che ti prende la rotazione in base all'auto subito. Cioè non devi settare nulla. Laddove invece su altri giochi magari metti direttamente 900 gradi e vai anche lì tranquillo. Qui devi mettere automatico, perché se metti 900 gradi tunnel... Raga, io non vedo la strada. Mi sa che c'è qualche problema a livello di luminosità, forse ho toccato qualcosa. Se io vado a mettere 900 gradi di rotazione, va a finire che sono fuori asse su praticamente qualsiasi mezzo, perché il gioco vuole proprio il settaggio automatico, vuole. Per quanto riguarda invece il freno, io utilizzo la Club Sport V3. Ci ho messo veramente tanto per abituarmi. Il primo consiglio che vi voglio dare, se non avete proprio così tanta potenza frenante con i piedi, è abbassatelo, raga. Abbassate proprio la pressione massima del freno. Io l'ho messo tipo a 70%. Lo dovete fare anche nel gioco poi, Adesso qui stiamo parlando di Gran Turismo, quindi vi dico come funziona su Gran Turismo. Sugli altri giochi non lo so. Comunque dovete metterlo sia nel pannello di controllo, direttamente dal PC, sulla pedaliera, e poi lo dovete fare anche in gioco, perché qui su Gran Turismo 7 potete calibrare anche i pedali con input minimo e massimo. Se io ho messo, per esempio,
65% di pressione massima dal pannello di controllo lo dovete fare anche in gioco. Vedi, è un po' assente il feedback nelle sterzate, cioè nel momento in cui io sto facendo una curva lunga e quindi sto tenendo il volante girato in una certa direzione, senti sì la resistenza ma non senti gli effetti sulla strada. Però vedi, minchia raga, vibra tantissimo, cioè non sono in clipping, cioè vedete, porca troia, ma dà proprio dei colpi, lo senti, non è solo il volante che si muove. Oh, si vede che sto registrando. Penso di non aver mai guidato così male. Ieri mi sono sparato una gara di resistenza settata su 8 ore. Ho corso solo 4, dopo ho dovuto quittare perché mi stava facendo veramente tanto male la schiena. Non so se per il lavoro, l'accumulo di stress, di sforzo, ma sicuramente torneremo. Anzi, in realtà non le abbiamo mai fatte su Gran Turismo 7 delle gare endurance. Torneremo con delle live. Nella precisione nelle sterzate senti differenza? Sì, assolutissimamente. Non so se vi ricordate col T300, io di settaggi utilizzavo 4-4. Più di così non andavo, perché se provavi a mettere 5 con Auto GT3 o con questa LMPH, lo sterzo diventava talmente duro che andava in clipping prima cosa e non lo riuscivi neanche a girare. Con questo riesci perché ha una scala di newton metri più alta, arriva fino a 8. Il T300 dovrebbe arrivare tipo a 3.9, mi sembra. E quindi con i valori di gioco o con già il feedback a 5, figa, andavi in un clipping incredibile. Qua raga sono a 8, posso andare anche a 10 volendo, ma non serve. La questione è proprio questa, non mi serve un feedback così alto, perché va già bene a 8, va già bene. Molti mi dicevano, no mica è un problema che il volante si surriscalda. Parliamo del T300, no, non è per quello, non ce la fa proprio il volante a reggere un'impostazione di feedback di gioco così alta, perché va proprio in clipping. Quindi una base così potente ti permette di utilizzare valori di feedback più alti dal gioco. Con altri volanti non ce la fai. Porca troia, guarda qua. Cioè, se provassi ad andare fuori strada, porca troia. Un po' esagerato, eh. Però figa, lo senti che non sei su una strada piana. Cioè, vedete come reagisce subito. Quindi, in conclusione, ne vale la pena? Secondo me sì. Non sono assolutissimamente d'accordo con chi dice che un volante Direct Drive sia sprecato per giocare su console. Io onestamente non sono per niente d'accordo. Certo, uno che mi dice su PC lo sfrutti di più, è vero. Su PC lo sfrutti di più perché i software, ovvero i giochi, sono più complessi, sono più precisi. Di conseguenza lo è anche il feedback, è molto più preciso, più complesso, ti fa sentire più cose, semplicemente per quello. Non è più di tanto una prerogativa della piattaforma sulla quale giochi, ma di come è stato sviluppato il gioco. Naturalmente un gioco di corsa sviluppato su console non sarà mai così per scelta, non sarà mai così tosto, così veritiero come lo può essere un gioco sviluppato per PC. Quindi io i settaggi ve li ho mostrati, vi ho mostrato i settaggi del pannello di controllo dal computer, vi ho mostrato quelli in gioco. Vi ricordo, non funzionano su tutte le auto per ovvie ragioni, è proprio normale che sia così, eh? Mi piacerebbe che qualcuno li provasse su questa classe di auto e mi facesse sapere un attimo come senti i cordoli, come sente la strada, come sente le sensazioni di guida in generale, e me lo faccio sapere qui sotto nei commenti. Bene, direi che allora per questo video è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.